Ti do una Perfetto, quando zuppa. siamo fuori? Arrivo, finisco la Hanno trovato scommessa. la fattura? Ok, ricordati ovviamente il documento, ora, se mi Come conosci. certo, sì, Se lo documento. conosci una persona non c'è problema, però devi essere Frank? sicuro. Arrivo. Va bene, un attimo fuori, non Certo, devo dire certo. mai niente, non ti preoccupare. Allora, devo chiedere se c'hai uno di cibo, uno di qualcosa per favore da bere. Aspetta, ah, è arrivato il mio amico, aspetti. No, volevamo solamente parlare con lei in Sì. privato. Non capisco perché devo portare a capo della sicurezza, cioè. No, io, cioè, ti ho detto. Ora vi siete un po' imposti un po' male, capito? Vieni un po' più da signori, per No, me non c'è problema. vabbè, ho capito, ma sono un po' arrabbiato. Ascolta, io posso darti uno da mangiare e Va. basta. Basta che da bere mi servirebbe. E anch'io sto. L'ho chiesto ora ai ragazzi Non faccio dentro. caso che C'è uno c'ho da mangiare e l'emergenza. basta. Aspetti, che provo a mangiare. Vediamo se hanno qualcosa loro. Ragazzi, avete qualche bibita? Una a me, una al signore? Sì, come ti ringrazio, Una a me, bro. una a lui, un attimo. Ma come si chiama il capo della Diciamo che non sicurezza? te la dovrei dare perché mi ha insultato State, fino al ma morto. stai a vedere con che cazzo sono venuti a prendere. Cioè, va capito che se voglio io ti posso far volare d'aereo Ho capito, però. Nel senso, prima mi chiedi da mangiare da bere e poi e fa morire. Ma mi io sono insulti. venuto a parlare normale, forse mi sono esposto male. Che mi hanno appena rubato la macchina per ritrovarla, mamma c'è. Ok. Oh, guarda. Se volete venire un attimo con noi a fare un giro, poi venire pure del capo della sicurezza. Sì. Ma proprio roba di un Fabrizio, secondo. vado con loro un attimo. No, vengo pure io, vengo pure Ok. io. Ah, vieni, vieni, Fabrizio, no. Andate voi due, ragazzi, tengo tutto aperto. Ok, tanto sei Allora in vado a pratico. cambiare a sto punto. Sì. Allora. Tanto ti arriva le chiamate nel caso. Allora vai. Ah no, è qua, aspetta. Cazzo, ma come? Ah, è sceso quello, riprendilo. Ah, è sceso. Un giro in elicottero, come dire di no, no? Dove sta Vabbè. Fabrizio? Lei non sa Oh, che che siamo avete qua per buttato Fabrizio scappare. di sotto? Venga, venga. Ah, eccolo. Tutta gente povera comunque frequenta lì purtroppo. Dove vogliamo andare a parlare? Mettetevi la cintura. Cazzo, non me la mette. Non me la mette. Andiamo sul nostro, sul nostro yacht, va bene, capo? Va Diciamo benissimo, va benissimo. che avremmo preferito vista mare in modo diverso, Che però cazzo, ma ci io è piace. impossibile, ma c'ho ancora fame. E che bello l'isolotto, no? Che c'è in quell'isolotto là? Quella è l'isola mia privata. Eh Zona tua? sì, è mia. Aspetti, che qua è un atterraggio abbastanza delicato, eh. Possiamo fidarci? Sì, tenga una guida formidabile. Diciamo, pensa a Ne guidare. dubito, ne dubito, ragazzi, io lo dico, ne dubito. Eccolo, eccolo, Oh, eccolo! amico, amico, ma che cazzo? Ma che cazzo qua? Ma che cazzo? Che cazzo è successo? Tutto bene, eh? Non è che salta in aria qua? Deve stare un po' distante, va? Fabri, tutto bene? Posto? Spiegate una cosa, io pago stipendio a questo, guarda che cazzo mi fa. Allora, io Ma come l'ultima mai volta ti sai con insulta? quel matto lì, eh? Te lo dico già. No, ma più che altro mi sa che si è rotto. No, mi sa che torniamo. No, Non ancora è che Cristo. esplode, raga. Dai, non ci posso credere. Ma Aspetta. allontaniamoci dall'elicottero, ragazzi, potrebbe esplodere. Fabri, mettiti un po' più tranquillo qua, vieni. Ma Vabbè, ma niente, fate strada, vai. sicuro. No, possiamo pure parlare qui, tanto mo devo vedere come recuperare l'elicottero. Ok. Allora, da quant'è che state qui in città? Aspetta che chiamo, faccio a prendere l'elicottero da un amico. Oh, sarà 6 giorni. 6 giorni? 5-6 giorni. Mai più con questo qui in elicottero. Dio, occhio che esplode, codice Che si nero. risponde?
Che abbonamento fai, livello 2. Grazie mille, Star. Grazie, Steve. Facciamo onesto. Solo quello? Solo quello fate? Ah, io lui l'ho visto raccogliere i pomodori. Boh, quello che fa lui. Sapete che quello so è zona. Veramente. Quella è mia zona. Veramente io mi ci sono. Che ricordo benissimo niente, però scene vaghe. Hai raccolto pomodori? Del discorso. Cazzo, non ti pago abbastanza. Che cazzo vai a prendere i pomodori? Ma quella è zona mia. Del discorso. Scusatemi, era saltato un secondino. Secondo Vito Magnavo, porco di se c'è un cazzo a prendere. Grazie, Steve, grazie mille. Oh, grazie. Chris, ringraziami, Steve. Ha sottoscritto un abbonamento livello 1. Ma del Mac? Sì, sì. Dov'è Chris? Per quanto riguarda mi ci sono. Ringraziami, Steve. Mettiamolo così. Ok, il problema è che ti sei trovato al momento sbagliato in un posto sbagliato. E purtroppo non è stata volontà. E dato che lui mi ha detto che cercavo la sicurezza, quindi un po' di responsabilità ce l'ha anche lui, penso. Aspetta, io non capisco un cazzo di quello che sta dicendo. Spiegami un po' sta roba dei pomodori. Il tuo capo della sicurezza è conosciuto in città perché l'hanno trovato sul campo di pomodori. Pomodori sta per, droga. Non credo sia. Ok, ci siamo capiti. Ok. Che cazzo ci facevi là? Vabbè. Veramente. Me lo confermi che eri là? Veramente io stavo. Sì, io l'ho detto. Ero lì al lavoro con Francesco e ci hanno messo un cappuccio in testa in realtà. Quindi perciò ti dico non era volontà. Perché praticamente se tu vuoi andare a coglierla, mi devi pagare una parte a me. Cioè, io prendo una percentuale su quello che tu vendi e io ti faccio andare tranquillamente. Ma cioè, lei non voglio puoi entrare e uscire come vuoi tu. No, il problema è che io non voglio raccogliere. Ormai tu ci hai messo i piedi. Ma ci hai messo piede, è bello. Ora devi pagare. Ci metti piede ormai. No, ma non lo faccio perché è stato gentile che mi ha offerto pure un panino, quindi alla fine è stato una brava persona, dai. Ma io sono una brava persona e diciamo che le cose un po' in nero non ci voglio entrare più di tanto. Ce n'avevi troppi in tasca quando l'hanno preso. Poi là ci devi andare armato. Ma vi ripeto, io ero per strada. Scusami, con i soldi che hai fatto? Cosa ci hai fatto con quei soldi lì? Che soldi ho fatto? Devo trovare il modo per togliere gli headset, ragazzi. Io me l'ho beccato qua a volte. Tipo la mappa. Fatemi sapere come posso togliere la mappa. Se i miei scagnozzi stanno lì a lavorare. Voglio avere più pulito qua, solo il simbolo di PRP. Chiaro, se mi serve qualcosa faccio così e l'attivo di nuovo. Io volo con l'elicottero e ti seguo. Seguimi perché. Ascoltami, ma solo per sapere. Quindi la discussione è per questo fatto qua. Aspetta, c'è un attimo la musica nelle orecchie, dammi un secondo. Grazie iscrizione. Stavo dicendo, cioè, ci avete preso tutte e due per parlarci questa roba? Con lei. Ok. Pensavo se era lei che mandava lui ed altri ragazzi a raccogliere. Ah, capisco. No, vabbè, quello che fanno fuori dal lavoro a me non interessa. Detto snitch, però ho già detto che se preso, lui ha detto subito della SNAI. Che senso SNAI? Del centro scommesse? Che lavoro là. Capito. In modo l'ho detto. Apposta ha detto uno snitch. No, io ho detto lei mi ha detto dove magari lavora. Sì, allora, sì. Cioè, bisogna ucciderlo subito, Il capo sicurezza che infama. Uccido tutti capo lo sparo. No. Amico, calmati un attimo. Io devi sparare. Ah, vabbè, magari gli avete chiesto dove lavorava, lui ha detto dove lavorava. Cioè, mi chiedete dove lavoro io vi rispondo, visto che siete armati è normale che vi rispondo dove lavoro. E siccome mi avete portato in un posto isolato. E chi isolato, erano altri con te? L'altri con te chi erano? Dai, era il nostro cassiere. Ok, quindi sono già due persone della SNAI, poi? E quindi, basta. E quindi la SNAI fa cose illegali, Quindi la SNAI fa cose illegali. Ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Oh, io fino a che i ragazzi hanno la fedina pulita, stanno con me. Se parlo io, però non può parlare lui sopra me. Ok, canta il culo. Zitto un attimo, mica. Oh, sento un urlo di bambina in lontananza. Ti preoccupate? Che cazzo avete qua? Mi sono mangiati i bambini. Dicevo, per quanto riguarda, noi eravamo al lavoro e siamo andati a comprare del cibo. Grazie Steve. Se vuoi, diciamo, sentire la mia dinamica, certo, e collegare la situazione, va bene, se no è inutile che, diciamo, parlo perché è inutile. Allora, okay. Io per quanto riguarda... C'è un diavolo per capello oggi. E l'altro ragazzo che eravamo, che tra l'altro siamo vestiti uguali,
Quindi è andato a fare io quello che fanno loro, cazzi loro, ragazzi. Se da me lavorano e sono puliti, non mi frega più quello che fanno fuori. Andate a prendere del cibo. Perché vado solo a loro mamma. Una volta andate a prendere del cibo, siamo usciti fuori, ci hanno bastonato, tra virgolette, come si suol dire. Ci hanno bastonato e ci hanno ficcato in macchina, ci hanno rimosso tutto e ci hanno messo il cappuccio in testa. Certo. Io dove vado non lo so dove stavo andando. Quando mi hanno puntato la pistola e mi hanno detto raccogli i pomodori, io raccolgo i pomodori. Ah, vita mia c'è te. Quindi se tu Frank poi, ti hanno scritto in chat come togliere la mappa. Ah, scusate, prima chiedevi per rimuovere elementi superflui, Ludo. Fai modifica UD e ti dà la possibilità di modificare tutto. Modifica UD, diciamo, ripreso okay. Un pochino i sensi, facciamo una prova intanto. C'erano delle persone mi hanno chiesto dove lavori. A Snipe. E che te devo dire? Sapevi che puoi anche mentire. Puoi anche mentire. No, perché io faccio un lavoro legale per proprio per questo. Modalità streamer, bella sta roba. Dopo me le guardo con calma. Le guardo dopo con calma, allora. Dopo la guardo con calma. Ottimo. Non è stata solo quell'occasione. Grazie mille. No, è stata un'occasione la prima volta che ci andavo ai campi. E allora un altro cassiere. Le altre cassiere impossibili perché quando staccano il servizio escono con me. Altra gente di voi, dalla Snipe. Sì, sì, lui fa cose illegali, è vero, no, ma lo so. Si guarda anche dalle live che ne parliamo. Poi ho detto, basta non intacca che voi l'azienda. Andate spesso lì. Per voi ci sono dentro anch'io, non credo. Tu purtroppo sei il capo del locale, quindi per noi sei un mandante. No, no, non c'entro quello che fanno. Fuori dal lavoro, però i suoi vanno. Ti conviene licenziare questi. No, no, io ho sempre detto ai ragazzi prima di assumerli che dal momento che hanno la fedina appena porta. Ehi, amico, posso finire di parlare, però? Vai, bro. Dicevo, nel momento che loro hanno la fedina penale sporca, io li licenzio. Voglio legalità da me. Poi, se sono dei dubbi, voi mi dite una roba del genere, può essere così come non può essere, capito? Poi, anche se è vero, se non, fino a che riesce a mantenere la fedina penale pulita e non lo vedo con i miei occhi, per me non c'è il fatto. Ma lo sai qual è il problema? Che qui la vera mafia, ci sono anche i questori. No, dicevi? E la sua fedina penale, con un click, può essere sporcata subito. Perché hanno foto e video di lui che raccoglieva. Eh sì, immagino. Io lo dico per... più di una volta. Fatti i cazzi tua, qui parlo io. Non è importante. Verranno stasera a farti vedere. E io non voglio che vi creano problemi. Che quella è gente ancora più potente e più ricca di me. Che tipo? Vabbè, stanno facendo un bel RP per ora. A parte l'atterraggio all'elicottero, ma maledetto. Lo devi far bene, eh? Dea della notte, ma lavora con me da 3 mesi, non ha mai fatto metagame. Aspetta, sto parlando di Manu. Lavora con me da 3 mesi, non ha mai fatto metagame. Chi è Manu, ragazzi? No, no, io non sto accusando metagame nessuno. Per ora hanno fatto tutto bene. Sto vedendo un bel RP, anzi, ragazzi. A parte l'atterraggio all'elicottero. Un momento. Prego. Cioè, nel tempo mangio e bevo. Ovviamente l'atterraggio all'elicottero, una cosa del genere, si scende tutti urlando come matti. Oddio. Io mi sono buttato come un pazzo, non so se avete visto, però non ho sentito se hanno detto loro perché erano da questo lato. Però al momento c'è un aereo così, non si sta a due passi l'aereo, può esplodere. Allontaniamoci subito. Però a parte quella scena lì, per ora stanno mantenendo giusto bene. E quindi? Come siamo messi? Non ho capito la discussione intanto. Ci siete? Il mese di sì, ha detto un attimino che c'ha... Ah, ok. Spiegami un po', Dea della notte, cosa intendevi? Fammi un discorso un po' più lungo. Ciao, piacere. Abbiamo giocato insieme? Qualche server? Vita criminale, caro. Quello vestito di bianco, anche Lorenzo uguale. Quindi, questo bianco e questo qui non fanno metagame. No, no, ma io non ho accusato nessuno di metagame. Ecco, fatto. Qualcuno di in chat li ha accusati? Okay, code, okay, Dea della notte. Ok, code. Vai. Io da code mi sono trasferito qua totalmente. Ancora... Voi ancora fino a quella sera ho chiuso il betting, sono andato ieri. Ho chiuso là per onestà, diciamo, almeno possono dare l'agenzia a qualcun altro. Che se un giorno tornerò là, metti caso, diciamo, torno da turista semplice, lavoriamo, poi vedrò un altro tipo di vita, vedremo.
Frank Maior l'ha chiuso e è partito per l'Italia. Questa è la dinamica di Frank Maior. 9 e mezza, 10. Oh, siamo impegnati in quella riunione fino alle 9.30, okay. No, fino alle 10 sicuro. Alle 10 siamo in riunione tra di noi. Alle 10 okay. Abbiamo finito più o meno. Guarda, sto pure a chiamare quel ragazzo che vi voleva parlare, se c'è subito. Che non mi è molto piaciuto come hai ruolato quando ti abbiamo rapito, quando vai in giro senza cellulare, senza radio, chiudi tutto l'RP. Non ci va che tu vai nei nostri cazzo di campi. Ah, ok. Ah, ho capito che sei Dea della Notte, capito. Non è colpa mia, Dea della Notte. I ragazzi il giorno prima mi hanno fregato tutto, quando ho sloggato sono andato, ho detto vabbè andiamo a letto, ci vediamo domani. Quando ho riloggato mi hai rapito, capito? Anche perché io... è il mio capo, mica sì, comunque ragazzo, io dagli errori imparo. Non so dove sia. Cerco sempre di averli come ora. Se vedi, guarda, c'ho tutto. Però conta, sono anche da un mese. No, no, se ho fatto gli errori, a me piace, me lo dite. Non mi offendo, anzi, imparo da quello che dite. Che cazzo è che attacca? Oh, leviamoci un po' di qui. Diamo un'occhiata. Facciamoci un po' vedere bene, bene. Quindi, quando ci attaccano, controlliamo un po' la situazione. No, non so. Che qua non c'è proprio nessuno. E che ne so, ragazzi, chi è? I mannatoni, negro, viva Mussolini, negro. Mi dissocio. Ma che cazzo? Ok, aspetta che vado un attimo in caff, ragazzi. Mi dissocio totalmente. Sì. Ma che cazzo? No, vabbè, faccio una richiesta. No, è uno sfigato. Ma ha detto mi manda Tony. Sì, Tony è uno che ho fatto bandire da una città. Ah, ok, quindi. Ah, okay. Allora, quindi è ancora. Dai, continuate pure. No, vabbè. Aspetta. Eh no, vabbè, vedrà. Fai no, facciamo bannare. Facciamolo bannare dalla città. Sì, va bene. Fate una richiesta. Sì. Mi fate una richiesta di qualcuno. Un comunale. Sai come si chiama su Discord? Chiamatemi un comunale. Ma sai come si chiama su Discord? No, questo no. Perché sennò ci pensavo io. La gente, vedi, pensa che viene qua, dice N Mu, capito? Pensa che ti chiudono il canale Twitch. Sì, ma bisogna chiamare uno. Io mi dissocio da uno che passa e fa queste cose, ovviamente. Ah, poi c'è la gente non capisce. Metti caso mi chiudono il canale Twitch. Ne apro un altro domani. Non è che io oddio, tutti i miei iscritti. Per me è meglio sempre aprire canali nuovi. Perché magari sono tanti iscritti. No, la parola la N word. No, ma a me non mi dà fastidio. Cioè, mi dà fastidio, mi dissocio ovviamente da tutto. Vabbè, senza ombra di dubbio, ci dici. Certo. Dici, vabbè, quella cosa lì. La parola. Sì, quello. Oddio, non mi esce. Scusa, se posso parlare un attimo. Dissociamo tutti, ecco. Allora, se vogliamo continuare, continuiamo pure, ragazzi, la discussione. No, vai tranquillo, risolvi prima, non ti preoccupare. Ok, avete... Aspetta, lo l'avete chiamato voi? Mi sa che l'ha chiamato il tuo amico. Ok. Cioè, fammi capire, questo si è fatto. Si è fatto tutto a nuoto per venire qua. No, è bello che se lo tocca fare pure noi a nuoto, perché quelli miei non mi rispondono. Ah, vabbè, dai, tanto è vicino. E ditemi un orario in cui sei stato stasera. Dopo le 22. Ok, perfetto. E facciamo per le 10. Ne apro con un altro account, oh capo, okay. Ma che me frega. Ma io perché volevo che qualcuno ci veniva a prendere adesso, porco disse. Ma non rispondono? No, ma tipo porco giù da parcheggiare aereo è facilissimo. Sì. Tranquilli, raga, noi ci facciamo una nuotata, non c'è problema. Ok, amore mia, verranno a prendere. Anche perché se guida lui l'elicottero è meglio. Preferisco il nuoto. Perché quasi con quell'elicottero rimaniamo secchi, eh. Abbiamo rischiato. E rimaniamo secchi per sempre qua. Dai, vediamo un po' di tempo, se avete il modo, se no ce la facciamo a nuoto. Allora, comunque alle 10:30 verranno due ragazzi, uno si chiama Salvo e uno si chiama Marco. Okay. Pronto, sento scommesse. Che vogliono più che altro capire lui perché vanno, capito? Sì, capisco. Non rispondono. Lo so, non sta chiamando pure. Io l'importante, vabbè, Fabrizio, dopo ci parlo, ma lo sa già. L'importante è che non porta problemi a. Ma ve lo dico perché io, i campi. Io do sempre il consiglio. Io do sempre il consiglio ai miei lavoratori di evitare i problemi. Poi quello che fanno alla mia insaputa, ovviamente quando vengo a sapere di qualcosa. No, perché lo valuto. Sai che se ti mettono una bomba. E tu c'hai i soldi in cassa? Puff, quei soldi, eh? Sì, immagino. Io lo dico.
È meglio non andare ai campi, ecco, se si ha un'attività. Oh, no, comunque, no, io te l'ho detto. Ti lascio il mio numero, a te che sei il direttore. Ah, sì. Così poi mi chiami pure alle 10:30, che non c'ho problemi. Oh, sento un aereo, aspetta, magari ci stanno venendo a prendere, eh. Aspetta, scusa. No, perché non mi risponde al telefono. Come ti chiami? Io? Sì. Che nome? Manuel? Da Manuel? Bravo, bravo. Ok. Lascio solo Manuel, eh? Sì, sì. Manuel Yacht. Manuel Mengoni. Mengoni. Come il cantante, eh? Oh, non è Salvatore Cessavino, che cazzo. Comunque, veramente, Tony, mamma mia, ragazzi. Allora, raga, mi dispiace. Che brutto MP che fai, veramente, mamma mia. Sì, sì, sì. Cioè, il bello che io, Frank Maio, voleva fare tutto a modino con te. Cioè, io gli ho fatto distruggere gli Aztecas perché non avete saputo gestirla. Sì, avete sempre fatto un pessimo RP, veramente. Cioè, provate a fare l'RP fatto bene, ma poi vi veniva sempre male. Mamma mia, da Tony, come si è messo male. Vabbè, dai. Non ti do neanche importanza, divertiti così. A me non mi cambia niente, non ti preoccupare. E vai! Ullala! Che bello! Sì che sono bagnino, ragazzi, eh! Il bello che... Te lo chiudono, non puoi ripetere. Socio, ma quello che ti ha sparato? Quello che ti ha sparato, sì, te lo ricordo. Quello che hai fatto fuori te, Genna. Ti ricordi quello che è venuto a spararci e te ne hai fatti fuori tre da solo? Ecco, già si fa capire gente come sa sparare. Spara la gente che non aveva armi. Appena si è trovato a Gennaro, Gennaro se l'è fatti tutti e tre. Cioè, da quando vi conosco, parlo per te e... chi era con lui in quelle azioni, hanno sempre fatto solo e solamente figure di merda da quando li ho conosciuti, sempre, sempre, sempre. Io che è un mese faccio RP, credo di aver fatto molto bene in confronto a quello che hai fatto te, ma veramente hai fatto solo cose pessime, ho notato, e ti dimostri ovviamente, ovviamente aspetta, non ti voglio incolpare, magari questo è uno che neanche sa chi sei te, capito? Quindi non ti voglio neanche incolpare, magari te non c'entri niente, togli. Se però c'entri, ovviamente ti dico pessimo errore. Ehi, 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 ehi! Non siamo immigrati! Non muovetevi.